Franklin. Manfredonia. Sì. Ho girato un po', in realtà sono stato Milano, Roma, Londra, Modena, ora sono tornato giù. Ho fatto questo disco. Che facevi a Londra? A Londra registravamo, c'era un produttore, Jeff Wesley, con cui ho lavorato per un periodo, maestro d'orchestra, di ovviamente arrangiamenti primi di Battisti, Baglioni. C'è stato un periodo della mia vita piccolo, un annetto, in cui ho fatto Sotto e Sopra, però mi aveva anche proposto di fare qualcosa insieme, solo che... gentilissimamente, solo che eravamo probabilmente molto distanti come mondi musicali. Io sono apertissimo a qualsiasi tipo di intromissione, ci mancherebbe, però c'era proprio una distanza intenzionale, e ringraziai, forse come un fesso andai via, insomma. Lo faccio da una vita, lo faccio per passione, ho un piccolo studio di registrazione perché alla fine le cose volevo farmele io, non ero mai contento di quello che facevo in giro perché vanno tutti di fretta, e coi piccoli risparmi che ho messo da parte, ho fatto per un periodo ristoratore a Milano, sono tornato giù e ho buttato tutto nello studio di registrazione, ripartendo da zero, insomma. Che è un piccolissimo studio. Di musica? Sì, scrivo, mi piace scrivere. Ora ho scritto un romanzo che... Ho capito, solo io. Vivi di musica? Dici, sì, scrivo. Scrivo. Ciao, cioè, vivo di musica, faccio il musicista, sì, canto, scrivo, suono principalmente per me e con qualche altra band, se capita, come è successo con i Frankhead a Sanremo nel 2008. E poi dopo farai lavorare lo studio? E lavoro già contemporaneamente in studio, ovviamente sono piccole produzioni, non ho la possibilità ovviamente di... però mi piace arrangiare pezzi per ragazzi che mi piacciono nel mio piccolo, cioè io sono piccolo, ma ci sono persone più piccole di me che hanno bisogno proprio di dell'ABC, e se posso dare una mano, insomma, non mi costa niente, alla fine è una chiacchierata di 2 ore in studio, e magari c'è un ragazzo secondo me fortissimo da me, giovane a 20 anni, se gli posso dare una mano, gli do nel mio piccolo. Si chiama mi sono emozionato. Si chiama Luigi Quitadamo. Ora si è appena trasferito a Milano, perché giù ovviamente non si muove niente. Io gli sto finendo di arrangiare tutto il disco nel mio piccolo, per quello che posso fare. Non pretendo una mazza, nel senso, non sto lì a dire dammi diritti. Se succede qualcosa, ricordati di me e fai il mio nome. Ricorderà. Se non se ne ricorda, lo picchio. Tanto non ho niente da fare. Beh, io, per me bisognerebbe sempre contrattualizzare, come anche i gruppi che all'inizio sull'onda dell'entusiasmo dicono a noi dividiamo tutto, anche chi scrive divide tutto con gli altri, poi alla fine litigano, se arrivano un po' di soldi litigano. Sì, sui soldi è successo anche a noi in realtà, saremo all'epoca, allora, ma non per i soldi, più per forse gelosie nate dal nulla, dove nessuno era più di nessuno, ma si aveva paura che uno stesse facendo più dell'altro. Però vabbè, è successo 3 vite fa, si va avanti. Io fortunatamente riesco a sopravvivere di musica. Non so quando avrò un figlio e una compagna. Perché sei single adesso? No, ho una fidanzata, però avere una casa, le spese, tutto il resto è diverso. E lei lavora? Lei è ancora studentessa, sta terminando l'università. Io vivo con un mio piccolo studietto, racimolo 2 spiccioli, poi suono ovviamente in giro, però fortunatamente riesco ancora a essere sereno, cioè mi sveglio la mattina, io ho fatto il ristoratore, guadagnavo una cifra importante a Milano, ma ero veramente triste. Cosa vuol dire ristoratore? Avevo ereditato un ristorante alla Mondadori a Milano come amministratore delegato, ero partito come cameriere e poi hanno detto vabbè, te sei bravo, non sei un cameriere, parli bene, sei una persona, cioè la gente mi chiede di te, sei simpatico, mettiti, togli il grembiule, mettiti la cravatta e vieni a fare l'amministratore delegato. Ma la Mondadori in Piazza Duomo? Mondadori via Marghera. Ah, via Marghera. Via Marghera, la caffè della Mondadori via Marghera, fermata credo sia Marghera, però l'ho fatto per 2 anni, non riuscivo a spendere i soldi che guadagnavo perché in realtà facevo solo quello e la sera tornavo a casa senza desideri, io volevo suonare, avevo montato a casa i tappetini, le chitarre, era tutto bellissimo, ma facevano la polvere, quindi poi ero proprio triste, mi svegliavo la mattina e... ecco, il denaro non dà la felicità, perché io comunque avevo dalla parte mia, mio padre, non è che non siamo benestanti, però papà mi ha sempre detto Ale,
se non ti piace quello che fai, noi siamo qua, non ti preoccupare, c'è sempre tempo per riniziare. Io ho provato a fare ristoratore, tutto quello che una persona intelligente dovrebbe fare se vuole avere, insomma, un futuro più tranquillo di quello che probabilmente avrò io, però non ero tranquillo all'epoca, quindi ho preferito fare musica e questo faccio da sempre. Io però sono contento. Ma, no, ma scrivi, cioè di stare qua. No, ma scrivi bene. Diciamo, il segreto è quello di suonare dal vivo. È quello che dico tutti. Esatto. Cercare il più possibile di suonare dal vivo. Quella è l'unica dimensione in cui oggi puoi guadagnare anche qualcosa, puoi condividere la tua musica, perché i CD non si vendono più, ormai sì, sono i vinili. Infatti. E quindi. Grazie. Ma scherzi.